Ci siamo. Oh cavolo ragazzi, è davvero la cosa più inquietante che io abbia mai visto. Signore e signori, ecco a voi il castello del Conte Dracula. Ciao a tutti, sono e lei Sofì. E stiamo per andare dal Conte Dracula in Transilvania. Non ci andremo con l'aereo perché siamo super pazzi, ma useremo il teletrasporto. Signore e signori, non ci crederete, ma noi attraverso questo armadio riusciremo a trasportarci da questa parte del mondo in un'altra. Pronti per la magia? Ok, ci siamo. Vado prima io. Sofì, tutto ok? Sto arrivando. Perché sono uscito dal bagno? È perché il teletrasporto sa che tu sei una piccola cacchina. Buongiorno Romania! Woo! Facciamo finta di essere felici, ma in realtà non lo siamo affatto. Io non so se avete seguito le nostre avventure. Ovviamente credo di sì, perché altrimenti non fate parte del team Trote. Se non ne fate ancora parte, dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale. Comunque, in poche parole è successo questo. E signore, si è formato il team Malvagianti. Il primo cattivo è Conte Dracula. Ci ha dato delle prove da superare, ma noi abbiamo fallito terribilmente. La conseguenza di tutto ciò era che noi, per la notte di Halloween, saremmo diventati i suoi vampiri schiavi. E così abbiamo pensato che l'unica soluzione fosse quella di venire in Romania e di catturare il Conte Dracula. Siamo qui perché il suo castello, il castello del Conte Dracula, si trova in Transilvania. La Transilvania si trova in Romania. Siamo super casati, sta per iniziare un'avventura super fatta. Ma prima, se volete prendere il nostro merchandising ufficiale, lo trovate su mecontrote.it/shop. E poi correte in edicola perché è uscito l'antistress cotto squishy dei Me Contro Te. Sì, però prima di iniziare le nostre avventure terrificanti, io direi di fare cose più carine. Come ad esempio fare un tour della nostra camera d'albergo, che è fighissima. Chi è? Buongiorno. Benvenuti nella maison de Romania du Me Contro Te. Allora, prima di tutto togliamo le scarpe. Iniziamo da questa lampada, come potete vedere è una lampada. Qui abbiamo un piccolo angolo con tazze per fare la cup song. No, lui deve fare il tè, mamma mia. Bottiglia per fare la bottle flip. Un parco giochi questa stanza. Il mobile del teletrasporto. So, ok, tutto a posto. E questo piccolo salottino meraviglioso! È grandissimo poi. Qui c'è la macchinetta del caffè, che è un po' strana e ormai abbiamo sodato che io e lui non sappiamo fare il caffè nelle macchinette. Passiamo avanti. Qui c'è questo corridoio con l'armadio specchio. Ehi! Devo portare un po' di Sicilia qui. Basta, ma che sta facendo? E poi qui c'è il bagno. È il più strano che io abbia mai visto. Guardate qua. È una fontana. Questo lavandino non ha il come si dice, il buco. Sì. Però la chiudiamo, perché non dobbiamo sprecare l'acqua. L'acqua è una risorsa fondamentale. Tutti noi dobbiamo preservarla. Dopodiché di chi è? La camera da letto. Enorme. Guardate quanto è grande. Guardate il tetto quanto è alto. Scopriamo cosa c'è qui dentro. Magari ci sono delle tracce. Ci sono delle chiavi. Oh cavolo. Non sono di qua, cioè qua ci sono le chiavi. Vabbè, queste le portiamo con noi, ci potrebbero tornare utili. Altre lampade, lampade. La piantina. Ma è vera o finta? Sembra vera, solo che al posto della terra c'ha il legno. Allora è finta. Poi questo mobiletto. Che c'è? Niente, stavo scherzando. Cos'è? Tutto cassetti, cassettini. Aspetta, cosa? Quella non è una lettera del signore, se è giusto? Non lo so, ma cos'è? Sembra fatto da un bambino. Molto strano. Vabbè, portiamolo anche questo con noi. Non si può sapere mai. E poi cassetti, cassettini. Lui non rompere nulla. Il letto? Vai con l'allettatore. Lui, sei vivo? Questo letto è comodissimo. Sì, lui, davvero, è una stanza meravigliosa. Però io vorrei riportare la vostra attenzione a un particolare che in pochissimi avranno notato. Cioè? I quadri di questa stanza sono tutti
di guerra. The Illustrated London News. Qui c'è un uomo a cavallo che probabilmente sta andando in guerra a giudicare dall'armatura e dalla spada. Qui troviamo tantissimi altri uomini che stanno andando in guerra. Questo è Sophie in versione critico d'arte. Sì, guardate. Guerra, tutto guerra. E anche qui guerra, tutto guerra. Addirittura questo non è neanche un quadro, è un foglio. L'hanno proprio appiccicato. Guerra, tutto guerra. Ma è un foglio, manca il vetro. Guerra, tutto guerra. Ma... guerra. Questo cos'è? Guerra, tutto guerra. Basta, fate la pace, non fate la guerra. Tutto guerra. No, questa non la lanciare. Questa non si può rompere. Ah, io sono giorni per il caffè, ok. Dove sta andando adesso? Adesso il quadro è molto più carino, c'è una dolcissima tazzina di caffè che ispira pace nel mondo. Ma comunque, in realtà abbiamo scoperto che in questo momento non ci troviamo in Transilvania, ma siamo a Bucarest. Guardate qui. Questo puntino blu siamo noi. E dobbiamo andare qui sopra, in Transilvania. Qui già si vedono le immagini del castello. Cavolo, fa strapaura. Devo dirlo forte. Però stavo pensando, noi siamo qui. Come facciamo ad arrivare in Transilvania al castello? Ci sono ben 206 chilometri e almeno che noi non vogliamo andare a piedi e impiegare tipo una settimana, forse di più, mi sa che dobbiamo trovare un'alternativa. Fammi pensare. Aspetta, chiamo la reception. Ma che c'entra la reception? C'entra sempre, loro sanno tutto. Qualunque problema tu hai, li chiami e loro te lo risolvono. Sì, pronto? Sì, sono Scalia. Ok, la macchina è qua sotto, perfetto. Transilvania, Castello del Conte Dracula, ottima riderci. Ma cosa? Te l'ho detto lui, loro risolvono i problemi, ma soprattutto ascoltano. Oh cavolo. Ma prima di andare, bottle flip challenge, posizionerò la bottiglia qui sopra. Ok. Sei un cretino. Andiamo. Andiamo a cercare questa macchina, dovrebbe essere laggiù. E poi parlava nel rumeno, speriamo che io abbia capito bene. Ti immagini, non hanno capito e non ci portano al castello, ma ci portano tutt'altro posto. Altri quadri di guerra, altri quadri di guerra. No, non è guerra. Che figata! Ma è bellissimo qui fuori! Ci sono questi mini alberetti di Natale! Ma ti immagini che sarebbero carini se ci mettessimo tutte le lucine e le palline? Siamo in missione! Lui torna qui immediatamente. Non ci dobbiamo fare vedere la Conte Dracula! Dai, lui, dobbiamo andare in macchina! Aspettano noi! Dov'è adesso? Qui? Dove sei? Dov'è? Sembri una scimmietta tra gli alberi! Sono pronto a combattere Conte Dracula! L'hai preso il legnetto? Sì, eccolo qui, questo ci servirà per pugnalare Conte Dracula ed eliminarlo per sempre. Oh yes! Ismail Kemal Vlora. Sicuramente questa sarà l'ultima persona che ha combattuto il Conte Dracula. Gli hanno fatto una statua. I'm a vlogger. We work for television. Television? Yes. Sono in televisione? Yes, Canal de Romania. And we wanted to ask you, what's the best camera for your holiday pictures? This one or the phone? The classic phone? The phone. It's better? Yes, more smart. Have a nice day here. Thank you. Bye. Completamente a caso sono finito nella televisione rumena. Ma com'è possibile? Cioè, stavo camminando e questi tizi mi fermano, fanno sorry ragazzo, e mi hanno cominciato a fare delle domande. Io ho risposto in un inglese improvvisato e molto vergognoso. Però aspetta, lui, l'abbiamo promesso, quest'inverno io e lui faremo un corso super approfondito di inglese e vi faremo vedere che il prossimo anno sapremo parlare l'inglese meglio dell'italiano. Fatto sta che adesso sono una star rumena, sono andato in televisione. Cosa ti hanno chiesto? Ah boh. Come boh? Lui hai risposto. Ma non lo so, io gli ho detto che sono un vlogger, che ho un canale YouTube. Vabbè, sei pazzo. E ta-tan! E con la macchina, ragazzi, c'è davvero lui? Entriamo. È chiusa? Oh, cavolo. Signori, già le chiavi della macchina. Ok, adesso ci siamo. Grazie, signora. Salve, good morning. We want to go to... Castello de vampiri. The castle of Conte Dracula. Mentre andiamo al castello, io mi guardo un documentario. Per molti la Transilvania è sinonimo di vampiri e misteri. Sì. Per caso,
una delle mete più visitate della Romania è proprio il castello di Bran. Non vi nego che sono davvero super emozionato e anche un po' impaurito. Non ho idea di cosa ci aspetti. Troveremo il conte Dracula? O magari abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato pista e non si trova lì. Io ho una paura che non vi dico. Non ci credo, quella è Springfield. Scusi signore, il castello del conte Dracula è di là? Ok, grazie. Forse ci siamo quasi, stiamo arrivando. Guardate che sono strane le case qui. Mi dovete credere se vi dico che sembra un villaggio abbandonato. Aiuto Team Trot, questi scenari mettono veramente l'ansia. Sì, eccolo, è lì. L'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata. Però aspetta, non dobbiamo essere così contenti. Effettivamente stiamo andando incontro al conte Dracula. Non dovremmo festeggiare. Ok, ci siamo. Oh cavolo ragazzi, è davvero la cosa più inquietante che io abbia mai visto. Signore e signori, ecco a voi il castello del conte Dracula. Dobbiamo trovare l'entrata. Aiuto. Come possiamo fare, cavolo? È chiuso. Ok lui, ho un'idea. Dobbiamo intrufolarci al castello come se fossimo dei romani turisti. Come se volessimo semplicemente visitare il castello. Hai ragione, piccola carciofina. Io ho futuro, ragazzo. Ok, bisogna andare di qua. Lui, ma che ti sei messo? Mi devo pure mimetizzare. Ma così non ti mimetizzi mica. Non mi riconoscerà nessuno. Andiamo. Sembri Cappuccetto Rosso, lui. Non mi chiamare lui. Cappuccetto Rosso? Senta. Dammi la mano. Sarà sicuramente questa la strada. In fondo si vede il castello. Cavolo, lui, ci siamo. Questa è l'entrata. Andiamo. A noi due, conte Dracula.